visto che questo è il mese, insomma, a favore delle donne, per sostenerle, soprattutto donne quando sono vittime di violenza, allora abbiamo pensato di invitare Cristian Baggio e Luca Bertoncello. Dovete dirlo voi giusto bene il nome dell'associazione, dell'Accademia, che è? Buongiorno a tutti, intanto noi facciamo parte della Benson Academy. No, no, era facilissimo, io ho detto vabbè, speriamo, che in realtà la sapevo. Poi ci daranno delle dritte per come potersi difendere, ed è quello che fate di fatto, no? Tutti i giorni. Andate a sostenere queste donne, perché è bello poter girare, viaggiare, senza aver paura che qualcuno possa in qualche maniera aggredirci. Andiamo da quest'altra parte, da Cristian Baggio e da Luca Bertoncello, raccontateci invece della vostra realtà, per piacere. Sì, la Vinson Academy, che è l'accademia che rappresentiamo, nasce nel 1992, dopo il nostro maestro Grandmaster Paul Tang e Miriam Post, attualmente referente europeo. Io sono coordinatore nazionale e appunto il collega Baggio è coordinatore Regione Veneto. La cosa interessante della nostra disciplina del Vinson, che fa parte degli stili di Kung Fu e identifichiamo come disciplina, non come sport, perché comunque è un valore aggiunto il fatto di che porti anche un, diciamo, miglioramento anche interiore, perché l'importante nello sport è la competizione, e complimenti ai ragazzi e vi auguro tutto il bene per le vostre gare. Invece nel Kung Fu è più importante l'autodisciplina e l'autoevoluzione della propria persona, sia sotto il carattere, diciamo, fisico, che il carattere mentale, che dopo vanno ad unirsi. La cosa interessante è che questa disciplina, dicevo, nasce 400 anni fa ad opera di una monaca, di una monaca guerriera in Cina, e questo porta sì al fatto che possa essere utilizzata in modo veramente ottimale nella difesa personale, dove facciamo sia per la difesa donna, come hai giustamente ricordato, che però anche per uomini, per Stiamo ragazzi giovani, eccetera. Delle immagini di gruppi di donne anche che si riuniscono, ci sono quindi dei corsi apposta che fate per poter aiutare e sensibilizzare di più le donne. Sì, collaboriamo anche molto molto spesso, da tantissimi anni, da più di 20 anni collaboriamo con le amministrazioni comunali, quindi teniamo molto spesso questi corsi, diciamo, di un sistema che si chiama Viper, l'abbiamo chiamato Viper, che fondamentalmente va a chiudere l'essenza del Vinson a livello appunto di concetti, ma togliendo ovviamente tutte quelle che sono le forme, la parte tradizionale, certo, ovviamente, certo. No? Perché comunque la donna cerca quello. Quindi diciamo che anche in poche lezioni, in 3 o 4 lezioni, riusciamo a dare un'infarinatura per far sì che almeno si tutelino, quindi riescono a togliersi da un'eventuale aggressione e riescono a scappare. Dove vi troviamo? Nel sito, avete un sito, avete una pagina Facebook? Abbiamo il sito, che è www.vta-i.org, più aggiornata sicuramente la pagina Vinson Academy Italia su Facebook, dove mettiamo tutte le ci conviene che andare facciamo a cercare, visto, sì, come stanno andando avanti i tempi. Diceva che però che è una disciplina che comunque fa crescere interiormente, quindi partiti si arriva ad essere tanto, perché non lo sto vedendo la partita, per piacere, se me la mettete dalla quindi ultima battuta, che poi devo mandare anche la pubblicità. Quindi Cristian, di fatto tu e anche Luca siete Sifu, vuol dire che siete al massimo livello o c'è ancora da crescere? Allora, Sifu identifica come insegnante, è un grado tecnico, non è, è solo un grado tecnico, comunque c'è sempre una crescita continua, perché il massimo grado è appunto arrivare a maestro. È comunque un livello importante come insegnante, perché comunque si è raggiunta una certa, appunto, specificità nella conoscenza della disciplina e soprattutto anche per quanto riguarda anche l'accrescimento anche a livello di studio di quello, wow, che è comunque il Vinson, come non solo come apporto per poi l'insegnamento attraverso appunto i corsi che sviluppiamo, ma anche come conoscenza interiore.